Ciao a tutti! Oggi nuova videoricetta. Precisamente andremo a preparare un dolce. Andremo a preparare la torta al cacao, ricetta base da farcire. Prima di iniziare, volevo salutare Francesco Pazienza, che mi scrive sempre i commenti e guarda i miei video. Ciao! Allora, in questo video vi farò vedere prima la preparazione della torta base al cacao e poi vi farò vedere la farcitura, come appunto l'andrò a farcire io. Però la farcitura potete comunque sceglierla voi, essendo una torta base. Allora, come ingredienti ci serviranno 4 uova, 150 g di zucchero, 200 g di farina, una bustina di lievito per dolci e 50 g di cacao. Ora prendo una ciotola, metto le uova e lo zucchero. Vado a montare bene per circa 10 minuti. Dopo aver montato le uova con lo zucchero, andiamo a mettere, il cacao. Il segreto di questa torta è quello di andare a montare bene le uova con lo zucchero. Aggiungo la farina un cucchiaio alla volta e mescolo. Infine aggiungo il lievito. Ho mescolato tutti gli ingredienti, ho tolto lo sbattitore elettrico e lo vado a lavorare dal basso verso l'alto con una spatola. Io per questa torta ho utilizzato il cacao in polvere, quello amaro, però potete anche utilizzare quello zuccherato. Riempio uno stampo da 28, imburrato e infarinato. In forno caldo 180 gradi. I tempi di cottura ve li dico dopo. Io vado a preparare la crema. Andrò a preparare la mia crema. Vado a utilizzare la crema Bimbi. Vi lascio il link se volete vedere la videoricetta qui su e nell'info box. Volevo dirvi che io la vado a farcire con appunto la crema Bimbi e i biscotti sbriciolati Oreo. Potete utilizzare una qualsiasi ricetta di crema a vostra disposizione che avete, con cui vi ci trovate bene. E poi una volta la vado a preparare adesso perché la devo fare raffreddare. Poi vi dirò anche come potete andarla a farcire oltre a questa farcitura. Lo stampo, questo qui è da 28, però potete anche utilizzare uno stampo leggermente più piccolo da 26. Ecco qui la nostra torta appena tolta dal forno. L'ho fatta cuocere 15 minuti, una quindicina di minuti. Se andate ad utilizzare uno stampo più piccolo, quindi da 26, fatela cuocere qualche minuto in più. Ora la faccio stare qualche minuto all'interno dello stampo in modo che si raffredda. Poi la tolgo dalla forma e la metto sul raffreddadolci, la faccio raffreddare completamente e poi posso passare alla farcitura. La torta è completamente fredda, quindi l'ho divisa a metà. Ora vado a farcirla. Voi potete o seguire la farcitura che vado ad utilizzare io oppure utilizzare altre alternative. Allora, potete o lasciarla così e mangiarla inzuppata nel latte perché è buonissima. Potete farcirla con una crema spalmabile, che sia la Nutella o un'altra tipologia di crema che più preferite, oppure la marmellata o riempirla con una crema al mascarpone. Quindi, praticamente, essendo comunque una torta classica, potete farcirla come preferite. Ho preparato una bagna al cappuccino. Per farla ho utilizzato una tazzina di caffè,
2 cucchiaini di zucchero, 10 cucchiai di latte, 10 ml di acqua e ho inserito 10 ml di rum. Il rum potete metterlo o no. Ora vado a bagnare la mia torta sia nella parte sopra che nella parte sotto. Allora, ho bagnato le mie due parti della torta. In questa ho messo meno bagna perché poi quando l'andrò a girare mi si potrebbe rompere. Poi prendo un sacchettino, dentro ho messo 10 biscotti Oreo. Con un bicchiere vado a sbriciolare i miei biscotti. Ecco la crema che andrò a mettere all'interno della torta e questi sono i biscotti sbriciolati. Metto la crema, poi metto i biscotti sbriciolati e metto altra crema, poi vado a chiudere la torta. Metto i biscotti e poi richiudo con la crema. Richiudo con la crema. Chiudo la torta. Spolverato di zucchero a velo e la torta è pronta. Ecco qui la nostra torta è pronta, è una ricetta semplice, abbastanza veloce da preparare e molto molto buona. Io ve la consiglio, se provate a realizzarla fatemi sapere se vi piace. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta.